dagli ultimi dati c'è un lieve aumento. Soprattutto emerge dai sequenziamenti che facciamo con l'IZS che trattasi della variante Delta, della variante indiana. La maggior parte, oramai il 91% dei casi che tracciamo, si riferiscono a questo tipo di variante. E va posta molta attenzione a questa problematica e quindi stiamo mettendo in campo tutta una serie di attività di tracciamento, di sorveglianza attiva. L'UCAT ha ripreso appieno la propria attività di controllo del territorio. Una situazione che va molto attenzionata, però qui ci porta una riflessione, cioè la gente deve vaccinarsi. Se la gente non si rende conto che si deve vaccinare, ma non solo per se stessi, ma anche per salvaguardare la salute degli altri. Anche perché vediamo che i contagiati, la maggior parte dei contagiati, hanno un'età giovane. Questa evidenzia che sono i giovani che devono prestare attenzione, che devono anche pensare a vaccinarsi se hanno l'età per essere vaccinati e soprattutto devono rispettare le regole di comportamento che sono fondamentali oggi per tutelarci e per salvaguardare sia la salute, sia quella nostra e degli altri, perché vediamo che ricoveriamo anche persone in ospedale anche già vaccinate, quindi è una, possiamo dire che questa variante, alcuni tipi di tipologie di vaccini, come possiamo dire, non la coprono appieno, però la cosa importante è che i ricoveri sono pochissimi, anzi si mantengono sui livelli, non c'è un incremento di ricoveri, non c'è un incremento delle rianimazioni. La campagna vaccinale ha avuto una battuta di arresto, visto le situazioni comunicative su alcune tipologie di vaccino che ci è stata. Però adesso cerchiamo di riprenderla sia attraverso l'azione di convincimento che stanno portando avanti i medici di base e sia attraverso la nostra azione di tornare a gestire bene il territorio, a essere presenti sul territorio anche, come hai detto tu, con il camper, con queste, come possiamo dire, metodologie che vanno a incentivare la popolazione a vaccinarsi.